Ciao, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci 74. Oggi prepariamo insieme degli ottimi spiedini per uno splendido aperitivo. Con l'arrivo della bella stagione si esce molto, ma si invitano anche più spesso gli amici, si ha più tempo libero, le giornate sono più lunghe e se abbiamo per esempio un giardino oppure una terrazza possiamo invitare i nostri amici prima per un aperitivo e poi per esempio per una cena fredda. A me piace molto la sfoglia e oggi ho pensato di fare degli spiedini di sfoglia ma anche con altri pochissimi ingredienti che sono veramente molto buoni assemblati insieme. Ora vediamo che cosa ci serve. I nostri ingredienti sono pomodorini, olive denocciolate, delle mozzarelline, prosciutto cotto, un rotolo di pasta sfoglia da 230 grammi e degli spiedini. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è prendere la nostra pasta sfoglia. Allora, io ho comprato la pasta sfoglia già pronta, quella del supermercato, però la possiamo anche preparare a casa. Ovviamente è un lavoro sicuramente un po' più impegnativo, quindi se vogliamo fare una cosa veloce è meglio comprare la pasta sfoglia già pronta. Un consiglio però, bisogna comprare una pasta sfoglia di buona qualità. Perché ovviamente se compriamo quelle un pochino di più bassa qualità il risultato non è dei migliori. Quindi togliamo dal frigo circa 20 minuti prima la sfoglia, se siamo in una stagione estiva basta anche 10-15 minuti, lo srotoliamo in questo modo. La nostra preparazione è veramente piuttosto semplice ma di sicuro effetto. Poi prendiamo le fette di prosciutto cotto. Le stendiamo così. Io oggi ho scelto il prosciutto cotto, però questi spiedini si possono fare arrotolando anche dell'altro salume, può essere lo speck oppure prosciutto crudo, quello che insomma più ci piace. Quindi una volta che abbiamo disteso le fette di prosciutto cotto sulla sfoglia, ricominciamo a riarrotolarla su se stessa, in questo modo, aiutandoci comunque con la carta forno. Con questi spiedini andiamo a creare i famosi finger food. Perché finger food? Perché si possono mangiare con le mani senza l'ausilio di nessuna forchetta, quindi se sentiamo in giro finger food si tratta appunto di questi spiedini per esempio. Oh, dunque una volta formato il rotolo di pasta sfoglia e prosciutto lo rivestiamo di nuovo con la carta che troviamo, ok, così arrotoliamo per bene tutta la carta forno e abbiamo quindi riformato il rotolo. Allora a questo punto lo mettiamo in freezer a riposare per circa 20-30 minuti. Allora passata una mezz'oretta ho tolto dal freezer il rotolo di sfoglia, quindi togliamo la carta forno. Abbiamo questo bel rotolino. Prendiamo un coltello affilato e lo tagliamo a rondelline di circa 1,5 cm. Ok? Queste le mettiamo direttamente su una placca da forno che io ho già rivestito con carta da forno. Allora, ecco qua, quindi i rotolini sono stati tutti tagliati, messi nella placca da forno, non ci resta che infornare ad una temperatura di 180-190 gradi, forno ventilato, naturalmente già preriscaldato per circa 20 minuti.
Allora, le nostre girelline di sfoglia con il prosciutto cotto sono cotte, le ho fatte raffreddare, hanno cotto circa 16-17 minuti, ho detto prima 20 minuti, però mi raccomando controllate sempre metà cottura, perché come dico sempre ogni forno è diverso. Adesso possiamo assemblare i nostri spiedini e quindi procediamo a mettere la prima girellina. Molto delicatamente, perché la sfoglia potrebbe rovinarsi. Ok, piano piano, quindi poggiamo un attimino, prendiamo una mozzarellina, la tagliamo a metà, la infiliamo così. Un pomodorino, anche questo in modo delicato perché potrebbe schizzare dovunque. Ok, piano piano così. E poi infiliamo un'olivetta. Infine mettiamo un'altra girellina. Allora, se abbiamo gli spiedini di legno di questa dimensione, questa insomma lo spiedino che possiamo fare, però possiamo farli anche leggermente più grandi, ma diciamo che come grandezza secondo me questo è l'ideale, e proseguiamo con tutti gli altri spiedini. Ecco qua i nostri spiedini per gli aperitivi, per i nostri aperitivi estivi, sono pronti, sono bellissimi, almeno penso che lo siano. Io ho messo anche delle foglie di insalata belga, ma voi potete per esempio metterci anche altre foglie di insalata oppure qualche altra verdurina qua e là. Insomma, la vostra fantasia è alla fine quella che fa del piatto la cosa più bella, naturalmente. I nostri finger food quindi sono pronti, non ci resta che invitare gli amici. Quindi se vi è piaciuta questa ricettina veloce veloce, facile facile, fate un bel like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella di notifica, così non rischiate di perdere nessun video. Venitemi anche a trovare sul sito www.lericettedifrangi74.com. Mi raccomando, condividete il video. Venitemi anche a trovare su Instagram e Facebook. Ciao!